benvenuti a tutti stasera con gli attori di Ziovania, in scena da ieri sul palco del Carignano fino al 26 di novembre, fino a domenica. Innanzitutto vi chiederei se qualcuno ieri ha già avuto modo di vedere lo spettacolo. Qualcuno quindi c'è, quindi poi per la parte delle domande, insomma, anche chi ovviamente non ha ancora visto lo spettacolo. Io mi ero preparato una serie di domande, ma Leonardo prima mi ha detto di cassarle, quindi andiamo a braccio, un'attività che a me non viene molto bene, ma ci proviamo. Allora, io inizierei proprio da te, Leonardo, regista di questo spettacolo, secondo capitolo del tuo progetto, del tuo cantiere su Chekhov. E in realtà penso di poter dire anche capitolo di un'esplorazione un po' più, molto più vasta, molto più antica. Tutto normale? Ok. Sta facendo qualcosa, no? Sulla esplorazione, scoppiamo a un certo punto, nel mondo della famiglia. Sì. E che tipo di famiglia è quella di Ziovania? Soprattutto magari confrontandola con l'ultima famiglia di Chekhov che hai esplorato. Bene. E perché questo interesse e ossessione per le famiglie? Allora, buonasera. Buonasera. Innanzitutto grazie, perché siamo tanti e ieri il teatro scoppiava di persone, quindi è una gioia, veramente. Ma allora, è un pensiero sul ruolo dell'attore, questa trilogia, nel senso che durante la pandemia con Nino Marino del Teatro Stabile dell'Umbria, a domanda da dove vuoi ripartire, la mia risposta è stata da Chekhov, e nel voler in qualche modo sviluppare un pensiero attraverso il materiale tre testi di Chekhov sul ruolo dell'attore. Era un momento, adesso forse ce lo siamo per fortuna anche già scordati, però era un momento dove anche nei discorsi alla nazione l'attore era un po' messo nell'ultima casellina del catalogo, e questo ha generato tante tavole rotonde, tanti pensieri, tante associazioni. Iniziamo insomma a riflettere su, ma insomma, ma allora veramente non contiamo proprio nulla, o cosa possiamo fare per... E questa riflessione, per me, che è molto importante nell'essere regista, nel cercare di rispondere con quello che mi piace fare, cioè con gli spettacoli più che con esternazioni, quello ha generato un pensiero attraverso Chekhov. Perché? Perché Chekhov per me parla sempre dell'attore all'interno della macchina scenica e del palcoscenico. E quindi se con Gabbiano c'è una riflessione rispetto alla forma con la quale ritrovare lo spettatore, o trovare lo spettatore, la forma di Kostia o la forma di Trigorin, quindi andare verso il simbolo, andare verso la storia, una volta sviluppato questo attraverso il Gabbiano si arriva al secondo capitolo, che è appunto Ziovania, per poi arrivare al terzo, che sarà il Giardino dei Ciliegi. E quindi una trilogia che parla sì di una famiglia, ma parla soprattutto per me di una società. Infatti non riesco proprio a collegare questa trilogia con la ricerca sul concetto familiare degli spettacoli precedenti a cui immagino tu ti riferissi, ma in questo caso è proprio una trilogia a sé che ha bisogno di una compagnia di attori, che sono 13 attori per 3 anni, la compagnia di Gabbiano, tranne due elementi che torneranno nel giardino con l'aggiunta di Mariano in Vania, e poi in giardino ci ritroveremo tutti insieme. Quindi ecco, era un farsi attraversare dalla materia in un periodo di vita, in un periodo di tempo lungo comunque, perché ci ritroviamo costantemente. Per me era importante riflettere attraverso il lavoro su che cosa vuol dire nel 2023 essere un attore in Italia, cosa vuol dire abitare il palcoscenico oggi, e mi sembra tuttora che Chekhov sia la materia più adatta per fare questo genere di riflessione. Ecco, Rista, anche perché stai per questo? Fa contatto? Sì. Spengo.
Ecco, allora, rispetto proprio al lavoro con l'attore, al lavoro dell'attore, uscirei subito dal tracciato di quello che mi ero scritto, chiedendo a tutti gli attori che sono qui, insomma, provando ad elaborare insieme una risposta rispetto a come avete lavorato in questo cantiere, in questo percorso, cioè quale tipo di spazio è lasciato, o meglio, più che lasciato, quel tipo di spazio attraversa l'attore nel legame con quelli che poi sono, sì, dei personaggi, di stati di coscienza di Chekhov, però insomma, poi sono probabilmente dei passaggi. Non so se qualcuno di voi ha piacere di raccontarci che tipo di lavoro è stato fatto anche con Leonardo nella creazione di queste figure, non so. Giuliana Bigogna, che è Sonia, che è la nipote. La nipote di Vania, sì. Allora, come abbiamo lavorato? Siamo partiti, come sempre nel lavoro di Leonardo, dal testo. E abbiamo lavorato tanto, appunto, anche a tavolino sul testo per capire quali erano le dinamiche che muovevano la storia, che muovevano i personaggi, cosa ogni personaggio portava rispetto agli altri, rispetto alla storia, e quali erano le relazioni, appunto, che li legavano, quali erano i desideri di ognuno, perché poi ci sono personaggi che hanno delle, diciamo così, dei desideri e delle attrazioni un po' monotematiche, abbastanza chiare. Quindi, insomma, abbiamo lavorato tanto su questo, abbiamo lavorato a creare comunque una famiglia, quindi a creare dei legami tra di noi, a creare un terreno comune sul quale muoverci. E poi, appunto, abbiamo iniziato a lavorare sulla scena, che è una scena, rispetto a Gabbiano, che era uno spazio completamente vuoto, qui c'è una scena molto imponente, molto, che restringe molto lo spazio, che quindi ci costringe in uno spazio molto più delimitato, e questo crea anche nuove relazioni proprio spaziali, e quindi anche lì ci siamo, insomma, interrogati sul come muovere, in una scena molto statica, sul come rendere vivo in movimento tutta la vicenda e tutta la storia. Ecco, per esempio, rispetto alla scenografia curata da Nicolas Beauvais, c'è questo pannello ligneo altissimo di 4-5 metri e sentite? Sì, di 4-5 metri, almeno nella percezione da spettatore, anche un po' un luogo di attesa, mentre qualcosa avviene al di là o dietro, in un altro spazio, lì c'è questa attesa, a volte logorante, a volte con accenti più comici, grotteschi. È effettivamente così, o possiamo parlare di Giovania? Sì, è un'attesa. Diciamo, come nelle famiglie, c'è sempre che si aspetta sempre qualcosa, che qualcosa finisca o che arrivi un evento a modificare lo status quo. Si parlava prima di famiglie, è interessante adesso parlare di... è difficile parlare di Zio Vania senza la relazione con il testo precedente, perché è una sorta di accumulo di situazioni. Per esempio, io mi trovo, facevo Trigorin, e quindi era quello che arrivava da fuori, diciamo, e adesso mi ritrovo in Zio Vania a essere in questa famiglia da troppo tempo, in una situazione dove le dinamiche, i desideri si sono depositati, quasi come calcare nell'acqua che fa sempre aprire quel rubinetto in maniera faticosa, ma poi di fatto nessuno lo mette mai a posto, o perché non si può mettere a posto, o perché è troppo doloroso, faticoso. Di quello che a me affascina di questa progettualità, grazie alla macchina che ha messo, al processo che ha messo insieme Leonardo, è proprio questo, che poi, se cerco di spiegarmi, è come se i personaggi, in realtà, per quanto mi riguarda,
non esistono, è un affare che riguarda lo spettatore. Noi ci confrontiamo con delle situazioni, con delle battute di una grande poesia, di una grande distillato di vita, che come attori, anche semplicemente per il fatto che hanno attraversato un secolo, sono ricche di qualcosa che forse è difficile avvicinarle oggi, no? La domanda è sempre come dire queste battute. Ecco, diciamo che qui non ci poniamo il problema di dirle, ma di attraversarle, di viverle senza pensarci troppo, che non vuol dire che non le studiamo o non ne prendiamo la responsabilità, però per fare questo gesto teatrale c'è bisogno di non diventare troppo riflessivi, ma di essere consapevoli che hanno una portata anche storica, come si accennava prima, e che questa visionarietà che c'è in Cieco fa anche in questo proiezione nel domani, nel futuro, che soprattutto la figura di Astro porta ad esempio in Zio Vania, e abbiamo, come dire, la responsabilità e l'onere e l'onore di attraversarlo con quella che è anche la nostra storia di attori e di provenienze diverse, di biografie di attori. Non so se ho risposto. Ecco, c'è tra l'altro un elemento, rispetto nelle note di regia ovviamente si parla di questa stasi imperturbabile, questa noia, c'è però un elemento soprattutto all'inizio di rottura rispetto un elemento di imprevisto animale, e come mai è stato inserito? Che c'è passato prima vicino, forse lascerei parlare Francesca Mazza su questo punto. Ma sì, a un certo punto Leonardo Ridi mi ha detto Giardino dei Ciliegi, Chekhov prevede la presenza di un cane, quasi quasi comincerei a entrare anche in Zio Vania, così si abitua. Di fatto è il cane di casa, perché la casa è il luogo, è lo spazio dove avviene tutto questo. E quindi la presenza del cane fa casa subito. E devo dire anche, ruba un po' l'attenzione a noi attori, ma va bene lo stesso, poi insomma io è mio, quindi va bene. E poi ho anche l'impressione che in qualche modo predisponga gli spettatori a una leggerezza che Leonardo voleva proprio. Perché reagisse chimicamente con tutto ciò che non è affatto leggero in questo testo, e quindi per creare questa esplosione, insomma, fra stati diversi. Quindi l'arrivo di Forrest insieme a Zio Vania immediatamente predispone il pubblico, tanto è vero che ha già preso due applausi a scena aperta, nessuno di noi l'ha preso, solo lui l'ha preso, e quindi c'è questa disposizione, insomma, e questa presenza. Lui non disturba, è discreto, ecco, improvvisa, desvolta. Ecco, tra l'altro... usiamo questo. Allora, un elemento che Francesca Mazza introduceva rispetto alla reazione chimica tra appunto il testo, l'opera di Chekhov, e questa dimensione di, come possiamo chiamarla, di rottura, ma neanche una rottura perché poi fa parte della linea, no, drammaturgica di registica, diciamo comica, che riguarda in particolare, ma non solo, i personaggi di Zio Vania, di Mikhail, e quindi vi chiederei di commentare questo elemento di questo intreccio di queste due parti che poi insomma formano... Tocca a te, sì. Ho compreso un po' la parte... Sono stato un po' criptico, lo so. Allora, soprattutto Mikhail, quando hai nominato Mikhail, per me non sapevo esattamente... Si chiama Mikhail Vovich. Ah, per Mikhail Vovich, questo. Okay. Pensavo che... Un altro. Perdonatemi, no, l'amalgama tra l'elemento, insomma, più drammatico, chiamiamolo così, e queste rotture comiche che riguardano... Sì, il ragionamento sul comico, per me... non c'è mai stato fondamentalmente,
Vado veramente allo stato brado perché non mi trovo pienamente a mio agio. Il comico fuoriesce quando ci si rapporta con la parte ridicola dell'essere umano, la si accetta, la si mostra, nella speranza che il pubblico possa entrare in contatto con una parte fragile di sé, valutandola positivamente. Questo è il pensiero più grosso che oggi ho potuto generare, quindi non mi chiedete di più. Invece insisteremo con altre domande. però sono stato abbastanza lucido. No, Giordano. Io potrei cantare una canzone. No, avrei commentato anche la dimensione di Giovanni, che è un po' particolare rispetto a quello che ci si attenderebbe. Non so, almeno lo è stato per me. Su questo è un argomento, cioè, abbastanza, mi sorprende sempre, perché Zio Vania, come tutti gli archetipi, insomma, un po' che diventano nel teatro, sono un po', magari uso un'immagine un po' già, sono come degli strati di cipolla, no? si toglie, e poi che cosa rimane? Rimane qualcosa che riguarda molto, come dire, è uno strumento queste battute, questo personaggio di Giovanni, che poi si è costretto, come diceva un po', a manifestare, a venire in contatto con la tua umanità umana. Insomma, è come se Chekhov, mi sembra che lo richiedeva proprio agli attori, ai tempi, no? Di trovare questa verità, questo contatto. E quindi è inevitabile che in questa sfogliazione di strati diventa anche una cosa comica, no? Io tolgo e non rimane. E che cosa rimane? Il grottesco, il tragico si mescolano, è vero, si mescolano, e poi dipende anche molto dai periodi storici, no? Quindi questa malinconia, questa noia che noi molto russa, molto che appartiene un po' a come ci immaginiamo che debba essere Chekhov. E anche come attore lottiamo sempre contro questa idea che abbiamo su come deve essere, che atmosfera è deve rimandare un autore o... diciamo che riguarda molto l'umanità, ecco, l'umanità anche proprio è richiesta. Se fosse stato un altro a fare Zio Vania, probabilmente lo avrebbe fatto benissimo in questo processo, in questa compagnia. È venuto fuori questo perché c'è un continuo confronto con la vita, ecco, e quindi si ride e si piange nel giro di due battute. Posso aggiungere una cosa a questo? Certo. Una cosa che appunto dovevo già dire prima sul lavoro, la prima cosa che ci ha chiesto Leonardo rispetto all'approccio ai personaggi, al testo, è tentare di essere ininfluenti, nel senso questi sono personaggi che si affaccendano, si affannano a rincorrere qualcosa che in realtà quasi sempre non riescono a raggiungere e soprattutto tutti i loro sforzi non cambiano veramente niente, quindi sono personaggi totalmente, appunto ci diceva, dobbiamo lavorare sull'ininfluenza, sull'incapacità di, nonostante gli sforzi, nonostante i desideri, di non riuscire a cambiare niente. E secondo me, rispetto a quello che dicevano sia Massimiliano che Mariano, il discorso è anche questo, credo che il comico venga anche appunto dal ridicolo della vita quotidiana di quando... Esatto, di quando ci provi con tutte le tue forze, in tutti i modi, e poi comunque non arrivi. Ed è questo che la rende, almeno penso, molto dolorosa, soprattutto la tua, quella di Sonia, per esempio, è quella che mi ha particolarmente attraversato, il fatto che lei forse litighi, lotti in maniera, come dire, senza speranza appunto con questa sua dimensione di bruttezza. E che poi la conduce a quel pugno sulla scenografia, cioè generano sicuramente generano una risata, ma profondamente amara, non so, è così? Sì, è esattamente questo, il fatto di
vedere rispecchiarsi anche in qualcosa di irraggiungibile, qualcosa che cerchiamo di afferrare in tutti i modi e che vediamo che comunque non raggiungeremo. E questa cosa crea chiaramente frustrazione, ma crea anche appunto la risata nel fallimento. Non c'è spazio per nessuna speranza, per nessuna possibilità di reale cambiamento. Io do una, tra virgolette, una speranza alla fine, nel senso che quello che dico, ora senza... Però comunque a un certo punto dico... Vabbè, sì, infatti, nel senso che a un certo punto dico comunque... Alla fine... Sì, io, perché poi parlo con Giovanni, gli dico, no, stai tranquillo che alla fine noi riposeremo. Alla fine arriverà il momento in cui tutte queste fatiche... No, certo, non è una cosa allegra, però per dire, stai tranquillo che alla fine queste fatiche in qualche modo avranno una... Un luogo. Sì, avranno un risarcimento in qualche modo, o comunque tutta la nostra fatica verrà... troveremo pace alla fine, fidati, io credo che troveremo pace. Questo non so se è una speranza possibile, però è avere comunque un obiettivo in qualche modo, se si può vedere così, che però sai già essere un po' fallimentare all'inizio, assolutamente, quindi è qualcosa di castrante, non, certo, non lo so, certo, sì. Rispetto a questo, in realtà credo che una bella scoperta da insomma, condividere rispetto al lavoro e anche rispetto al lavoro di studio è che non si può incasellare, come secondo me non si possono incasellare i grandi testi, in nessun aggettivo, zio Vania, nel senso che la grossa trappola della regia e in seconda battuta della recitazione, e quindi... è proprio questa, nel senso che dal momento che se diventa soltanto una cosa, se diventa tragico, se diventa una commedia, se diventa castrante, tutti gli aggettivi che gli vogliamo dare, perde la complessità della vita, che ha bisogno di uno strumento con tante corde da suonare all'unisono. E quindi io vedi come ci arrabattiamo nel cercare di risponderti, sì, ma in realtà questa risposta non deve esserci, a mio avviso, nel senso che dal momento che si perde l'influenza è un tema che li accomuna, no? Questo è un dato di fatto, perché il professore non riesce più ad essere influente sui suoi alunni, Elena non riesce più a essere influente sul professore, tutti loro non riescono più a incidere all'interno. L'unico che prova ad incidere rispetto al pianeta è l'agente esterno, che è Astro e che è Mario. Era molto importante per me che nel secondo capitolo entrasse in questo personaggio un nuovo attore, un nuovo personaggio che entra in una casa già abitata l'anno precedente. Però questo ci tengo. Poi bisogna farsi guidare ovviamente dal testo, nel senso che te lieghino, qui adesso magari lasciamo la parola, se sei d'accordo Matteo, lui dice una cosa per me straordinaria, cioè lui dice, adesso faccio parafrasando un po', però dice, che cosa devo fare? La mia moglie se n'è andata con l'amante il giorno delle nozze e tutto sommato va bene così, poi ride e piange insieme. Quel non sapersi ride e piange a zio Vania, e devo dire a Chekhov, tanto che, e qui faccio uno spoiler, il grosso dramma per me è nello studio leggere che nel Giardino dei Ciliegi l'ultima cosa che scrive, quindi l'eredità che ci lascia in ultima battuta, entra una nota di violino tragica. Quindi in un binomio costante tra commedia, tragedia, tra allegria e tristezza, poi chiude invece la vita con una nota totalmente tragica. Però quando Vania entra in una dinamica registica, nel senso che è così, cioè quindi no, perché dove è scritto, non nel testo, perché poi la cosa molto importante da ricordare, che cerco anche insomma di fare con la continuità che ho con Torino, con gli allievi eccetera, è che spesso e volentieri, prima tu hai detto non mi aspettavo un Vania, no? È proprio che cosa noi ci aspettiamo, appunto, spesso. È quello che bisogna un po' combattere, forse, no? Nel senso che
bisogna stare molto attenti che l'eco di quello che abbiamo visto, di quello che sappiamo, di quello che casualmente magari abbiamo visto lo stesso spettacolo qui 3 anni fa, appunto, magari abbiamo visto quello fatto da Krista, diciamo, sì, ok. Ma la nostra aspettativa non sempre è il presente, ma non sempre quello che sappiamo è la cosa su cui ci dobbiamo accomodare. Questo io penso che sia fondamentale, anche allora ha un senso per me essere in questo momento storico a teatro ed essere in un teatro pubblico, no? Cioè dove io non è che mi siedo su quello che già so e non richiedo di vedere quello che già so, ma dove io ogni volta che, ad esempio, una critica molto bella che mi hanno fatto pensando di ferirmi è quando vado a vedere gli spettacoli di Lidi, non so mai perché una volta fa una cosa, una volta ne fa un'altra. Quando inizio a farne 3 uguali, abbattetemi. Questa è la cosa che vi invito a fare. Giordano. Scusa, io l'ho ascoltato. Dimmi, caro. Ti ho citato. In tristissima ieri, siete tristi. Sì, sì. No, per me è particolarmente bello fare Telegin, perché in qualche modo è uno sconfitto, ha già fatto quello che doveva fare, non vi è un obiettivo preciso, non ha un vero e proprio piano evolutivo all'interno della scena, e questa è una cosa molto bella, perché è come se si portasse dietro quest'anima distrutta già. In fondo è colui che anticipa quello che accadrà in casa assieme a Tino, che adesso sentiremo, che è la sintesi più potente probabilmente di tutto ciò. E questo si rispecchia anche nel lavoro che Leonardo ha fatto con noi, perché è come giocare una partita di calcio con l'impossibilità di fare gol. È un'impossibilità che pesa, non è facile, ma è la cosa più bella, perché il gesto atletico è eliminato, il gesto agonistico rimane, la possibilità però di giocare assieme. Ecco perché è bello. Io sono cresciuto in un ambiente in cui il microfono era considerato qualcosa che non dovesse essere usato, perché l'attore deve mostrare che arriva fino all'ultima fila, e qui invece non c'è l'agonismo, e quindi anche il microfono ci aiuta in questo, perché spogliati di tutte le possibilità di mangiare l'altro, non ci resta che giocare quello che resta, che è appunto l'impossibile, essendo tutti in fondo già sconfitti. Per me questo è il fulcro del lavoro che faccio ogni sera quando facciamo lo spettacolo. È per me di una poeticità immane, ne sono orgoglioso e amo, e questo raramente accade, ma non è per... amo andare in scena ogni sera, che poi ogni sera ovviamente è diversa, perché giocando così cambia ogni cosa. Del resto Leonardo non ci ha mai detto questo fallo così, lui fissa i limiti, poi, come dire, le repliche sono molto diverse l'una dall'altra. Grazie. Io prima di continuare insomma la nostra chiacchierata volevo chiedere se c'è qualcuno del pubblico che aveva qualche domanda. Allora, ancora no, diciamo ancora no. Allora, proseguo io e volevo domandare come questo quadro che descriveva Leonardo prima si accorda con la figura di Yelena. Adesso, magari ho pronunciato malissimo anche questo. Che noi lo cambiamo sempre. Yelena, non so. Ilaria Fallini. A seconda delle province. A Torino come suona? Una provincia russa. Ah, ecco, il tuo personaggio poi in fondo ad un certo punto verso la fine ottiene quello che vuole, è un ascendente su altri, non ha un potere maggiore rispetto a tutti coloro che popolano questo spettacolo? Ma non lo so, non la metterei nei termini di potere, forse è la più ridicola di tutti. E, no, non ottiene quello che vuole, anche perché probabilmente neanche lei ne è così sicura, e poi alla fine comunque se ne va col professore, quindi comunque rimane all'interno della struttura che lei stessa ha scelto di assecondare, quindi da questo punto di vista non credo che si tratti di potere. Sicuramente all'interno della commedia lotta moltissimo con se stessa, innanzitutto con la propria infelicità, che cerca di nascondere fino ad un certo punto, cerca di far finta e raccontarsela un po',
mettendosi addosso questo spirito di, cito una parola che ricorre nel testo e che è stato uno dei temi principali su cui Leonardo mi ha invitato a lavorare, che è l'abnegazione. Quindi lei è fino ad un certo punto convinta della struttura che si è messa addosso e poi a contatto con la natura, anche con la natura nel senso proprio di natura, di boschi, di alberi, di campagna, di qualcosa che non ti offre altro se non quello, forse se non la cosa di riscoprire gli istinti, anche lei in qualche modo si lascia andare. Non so, ci sono tante cose da dire, i miei colleghi sono stati bravissimi. Posso aggiungere rispetto a quello che è stato detto e rispetto alla continuità di un gruppo che è molto importante, è stata molto importante per me, ma credo per tutti. Nonostante io Mario non lo conoscessi, non avessimo mai lavorato insieme, però è entrato in questo gruppo e ha trovato una famiglia in qualche modo e noi subito ci siamo molto aperti, ci siamo trovati senza dover spingere. Questo anche grazie all'atmosfera che si è creata, al tipo di lavoro che facciamo con Leonardo, e per cui non sei, adesso in Siovania è proprio evidente, nel Gabbiano era il primo, non sei all'interno di uno spettacolo, sei, come hai detto tu, all'interno di un cantiere. E questo ti dà una grande spinta a lavorare ogni sera, a scoprire, non ti fermi all'interpretazione. Non ci pensi forse neanche più a come faccio Yelena stasera. Chiaro che poi vai, la fai, devi fare per il pubblico, però è proprio un lavoro più ampio, è una grande possibilità anche dedicarsi soltanto a un autore così grande, fare 3 spettacoli di seguito. A me non era mai capitato, no? Stare per un periodo di tempo lungo su un autore così importante. Non so. Sì, no, insomma, è anche una... quindi è qualcosa che non capita esattamente sempre, no, la possibilità di studiare, sì, anche perché, di attraversare. Sì, anche perché appunto i suoi personaggi sono così umani, così, ed è sempre una scoperta. Tra l'altro nel Gabbiano io interpretavo Masha, quando Leonardo mi ha assegnato il ruolo di Yelena ho detto ah che bello, una cosa così diversa, un ruolo così diverso. In realtà non lo è neanche così tanto, sì, raccontano 2 storie molto diverse. Però, come diceva Max, sono pezzi che tu metti insieme, fragilità che prendi da una parte, dall'altra, in cui inserisci la tua, e questo è un lavoro in divenire molto molto prezioso. Grazie. Ecco, a proposito di aspettative, appunto di figure un po', come dire, contro quello che ci si attenderebbe, fortunatamente, c'è appunto questa figura di Tino Rossi, che appunto non definisco... Non possiamo parlare troppo. No, ok. E infatti, appunto, avevo chiesto però su che cosa non potessi fare spoiler, ma io non ho detto niente. Se vogliamo accennare qualche elemento così da non... Vuoi salutare qualcuno? A casa, Yelena, non so. La sensazione di una presenza assente che in realtà è molto più presente di quello che possa sembrare. Poi appunto non posso spoilerare, per cui non voglio neppure spoilerare, però appunto diciamo che se l'influenza dei personaggi è la matrice comune, il mio personaggio non è sicuramente, come nessuno lo è, ininfluente, o meglio, siamo ininfluenti come generalità, come somma globale, ma in realtà siamo molto più rilevanti e molto più accordanti come schema globale del, insomma, del cast, insomma, del lavoro, ecco tutto qua. Non vado oltre. Ci siamo sbottonati troppo. Invece, che tipo di influenza è quella di Maurizio Cardillo, cioè non sua, del personaggio? Del professore. Sì, sì. Ho presente. È
È l'ininfluenza del, forse è l'ininfluenza di chi arriva a scompigliare le carte in un luogo dove a turbare la superficie delle acque e quindi in realtà scatena una serie di reazioni, però la cosa meravigliosa, cioè la cosa che a me piace tanto è che nel lavoro di Leo c'è come sottintesa una specie di lotta alle etichette, sia dal punto di vista dell'interpretazione dei personaggi, sia dal punto di vista forse anche, è come dire, non prendiamoci mai troppo sul serio, ma nella sincerità, che sono due cose che da coniugare sono molto difficili e molto sorprendenti. E anche questo professore che ha avuto, chi lo sa, ha avuto veramente questo passato glorioso e grande, da grande mentre a pensé, come si dice, non so, mi sono avventurato sul terreno scivoloso. grande pensatore, insomma, lo era davvero, oppure era tutta aria fritta, come zio Vani sostiene, chi lo sa, cioè, e ci metteva passione in quello che faceva. L'influenza è che anche qui non posso spoilerare, però mi ritrovo in abiti poco consoni quando entro in scena e... Ho una parrucca. No, solo... Ecco, a proposito di parrucche, beh, tanto questo c'è anche... Sì, ma dite per che questo male. Posso dirlo. Anche la i costumi di Aurora Damanti, la scelta di proiettarsi, immagino non sia... come non lo è mai una scelta di pura decorativismo, perché questa proiezione in quel momento anche molto preciso, perché viene dichiarato poi all'inizio? Ma allora, ci sono almeno due risposte. Una è andare avanti, nel senso che il progetto deve sempre andare avanti. Quindi se si inizia con Gabbiano nel tempo, in cui è stato scritto il Gabbiano, era molto importante che portare avanti la macchina a livello di tempo, e quindi vedremo dove ci porterà questo. Devo dire che è un grande privilegio rispetto alla squadra artistica, Nicolas, Aurora, e Franco ed Alba, è proprio quella di veramente non sapere, cioè veramente di volta in volta prendiamo delle decisioni. Io seguo il più possibile la tournée, il Gabbiano l'ho vista quasi tutte, non seguo mai gli spettacoli, potete dire chi se ne frega, sì, ma lo dico perché invece è per ribadire che questo progetto per me ha un approccio differente. Seguo per cercare di capire anche attraverso il pubblico come andare avanti. È molto importante che questa trilogia sia nel suo presente, sia nel 2023, proprio per quello che ho detto inizialmente, fare una riflessione su che cosa è essere un attore. Quindi andare avanti è la prima risposta. La seconda è molto importante che ci sia qualcosa sopra questi personaggi, nel senso che in Gabbiano avevamo un teatro nudo, dei costumi abbastanza pacifici rispetto allo spettatore, nel senso è quello che probabilmente appunto ci aspettiamo rispetto al Gabbiano, abbiamo il gilerino nero sul costo, abbiamo quello che ci aspettiamo. Qui invece siamo andati avanti, ci siamo messi addosso non solo delle parrucche ma anche dei pensieri, abbiamo costruito, siamo diventati più muscolosi, non gli attori che recitano sempre in leggerezza, ma la regia è diventata più muscolosa, e questo è fondamentale perché nel mio primo pensiero c'era, semplificando, un grande prato verde dove nascono speranze nel primo, nel secondo la costruzione del mattone o del legno, comunque l'uomo che agisce sul proprio pianeta, e nel terzo arrivare al nulla in cui siamo, nel senso che in questa confusione dove
ci troviamo rispetto alla natura, rispetto agli elementi, ci siamo trovati davanti a una pandemia con l'influenza di qui sopra. E quindi ecco, arrivare in una riflessione che è quella che poi fa Astrof qui, ma che fa Chekhov in tutti i suoi testi, una riflessione di quanto piccoli siamo sopra questo pianeta e come agiamo, che è quello che appunto chiede Astrof singolarmente. Quindi la riflessione era metterci sopra qualcosa di pesante. È importante che le parrucche siano imponenti, non possono essere delle parrucche esteticamente giuste. Maurizio, ad esempio, Chiusi adesso, per una questione tecnica, ha provato con una parrucca giusta. Chiusi, dove abbiamo fatto lo spettacolo nella data precedente, la parrucca era troppo giusta per quel personaggio, sembrava una parrucca che tutto sommato gli stava bene. E questo è stato importante cambiarlo. No, dovevamo tornare a questa parrucca che è più piccola, che è più scomoda da indossare. Questo era molto importante. No, e rientra anche questa nella dimensione del non prendiamoci sul serio, quindi? Sì, ma guarda, la seriosità non la sopporto. Quindi questo forse è anche proprio nella matrice iniziale di come mi approccio in generale al lavoro del teatro, nel senso che chi si nasconde dietro la seriosità mi stanca nel giro di molto poco. E quindi il non prendiamoci sul serio è perché giochiamo seriamente. Io, per fare mia una battuta di Astro, a parte guarda che baffi da deficiente ho, ma perché sto girando un film e non è... Ma è l'altra è non lavoro, penso di lavorare come nessun altro, che non vuol dire che lavoro più degli altri, ma sicuramente nessuno lavora più di me, e proprio per questo ci si può permettere una tranquillità nel lavoro, cioè se sappiamo che cos'è che vogliamo e cosa andiamo a fare, secondo me poi anche il pubblico sente questa sincerità e questa sincerità d'animo. Questo cast, io dicevo ieri dietro le quinte, ha singolarmente dei percorsi molto differenti, hanno dei percorsi molto differenti, se poi vogliamo sentire anche rispetto ad Angelo, e i loro percorsi molto differenti sono fondamentali, ma soprattutto è fondamentale che tutti loro hanno una sincerità come persone, come attori, e una ricerca costante nella sincerità. Io credo che più di del salto mortale in teatro sia il tempo di vedere delle anime, e più sono belle meglio è per tutti. Infatti mi sposterei sulla a sinistra proprio rispetto e un po' a non prendiamoci sul serio e a questa dimensione di sincerità. Per esempio il personaggio di Marina, Francesca Mazza, vedendola apparire è ovvio che la prima percezione è proprio quella di non prendiamoci sul serio, però poi c'è un elemento di non certo seriosità, ma di prendere se stessa sul serio in quello che dice, in queste sue frasi, per esempio le oche starnazzano per un po' e poi si calmano. Io approfondirei questo elemento che è particolarmente interessante per me. Sì, è un po' sull'influenza, no? Le oche starnazzano per un po' e poi si calmano, no? In fondo il mio personaggio è un personaggio che porta lo spazio e il tempo della casa, perché è anche stata testimone di quello che è accaduto. Tant'è vero che la casa che abita Marina è affollata anche di fantasmi, lei vede anche personaggi che non ci sono, e questa è una proposta naturalmente che viene dalla regia di Leonardo. Un'altra cosa che viene da Leonardo che sempre mi sorprende e mi affascina è appunto quanto sia lontano dagli stereotipi. La Bernarda Alba che mi ha proposto era lontanissima dallo stereotipo di Bernarda Alba, così come lo è la Marina Gnagna, che viene descritta cicciottella, paffutella, sempre così, e invece lui ha fatto sta specie di, non so come definirla, ha dato un riferimento molto preciso,
li ha messi in testa i bigodini, insomma, cioè è proprio diversissima da quello che uno può immaginare leggendo il testo, però nello stesso tempo spero, mi auguro, che conservi il peso che quel personaggio porta, e appunto il peso di una testimonianza, una, appunto una traccia di influenza, una sorta di saggezza anche e di praticità. Leo mi chiedeva sempre, mi richiamava a questa praticità. Io mi preoccupo di te, ti faccio stare al caldo, ti rassicuro, ti faccio la tisana, perché così è la vita, insomma, non c'è bisogno di agitarsi tanto, no? Così, nella mia fantasia c'è una gnagna che pensa che quello che è importante è quello che viene dopo. Non lo so. Questa è la mia fantasia. Piace questo microfono. Sì, perché è più comodo, grida, quindi prendo questa. Sulla linea, per creare un po' di gioco di suoni. No, un'altra influenza molto particolare è quella di Angelo Amalfitano, Maria. Che più che ruolo, non saprei, cioè, che posto ha all'interno di questo spazio lei? Maria Vasilia Vasilievna è la mamma di zio Vania e la mamma della morta madre di Sonia. E faccio parte della casa, del gruppo casa, del gruppo dove c'è Francesca Marina, dove c'è Forrest, dove c'è Telieghin. E dove c'è zio Vania, e credo di essere assieme a loro lo sguardo che rende ininfluenti gli altri. Me ne sono accorta mentre mi viene vicino il dottor Astrov e io sono immersa, il personaggio è immerso nelle sue letture, nei suoi bercoli. Quali? Il Gabbiano, quello libro che leggo in scena è Il Gabbiano di Chekhov nell'edizione 1919, quindi è scritto anche in un modo di Antonio Chekhov, giusto? Antonio. Antonio sì, infatti Chekhov. È scritto Chekhov con la C e la F. Sì, Chekhov. E dunque lo sguardo che Maria ha su, la madre ha su Astrov, così, mentre lui parla di pensieri futuri, di alberi, di natura, questi concetti così avanti, no? E sento di appartenere ad un altro mondo e che il suo è proprio lontanissimo, lo guardo come se non ci fosse, è quasi un fantasma, appunto, perché si vedono i fantasmi in questo spettacolo, vediamo un po' di fantasmi. Quindi lo sguardo di Forrest su tutti noi, no? Ci rende poi influenti, e questa il grande sguardo. E poi c'è la relazione col figlio, che li strisce senza troppo calcarlo, ma comunque rimane nel cuore. Una volta ha detto, è un po' la mamma Gertrude con Amleto, no? E il mio lavoro è molto di relazione con lui e con questo figlio, con emozione, non emozione, affettività, non affettività, verso la fine ci ripensa che cosa ha combinato con questo figlio e poi c'è invece anche il rapporto di grande ammirazione verso il professore, ma soprattutto ha un po' chiuso i conti, lei, e sta nelle sue letture, infatti, questo suo stare staccata, forse, che li rende così. Ma posso, sì, ovviamente è una cosa che non abbiamo detto, ma anche rispetto al personaggio, sicuramente questa cosa di Amleto è molto interessante, nel senso che adesso ristudiando il giardino, ad esempio, c'è proprio battute. Ad esempio, ti do un consiglio: non muovere tanto le mani, no? Che è esattamente quello che Amleto dice al primo attore, e Costi aveva riferimenti, quindi il circo si diverte, ecco, questo è fondamentale anche rispetto ai costumi, e non è tanto non prendersi sul serio, non aver paura di
di non divertirsi, cioè di bisogna divertirsi. Ma c'è ovviamente il concetto dell'influenza rispetto, perché magari non sono riuscito prima a collegare bene i puntini, se si fa una riflessione sull'attore, si fa una riflessione sull'attore in Italia nel 2023, si fa una riflessione sulla forma nel primo, e in questo secondo è molto importante parlare sull'influenza, sull'ininfluenza del teatro, della cultura e dell'arte in Italia, perché se siamo gli ultimi a essere citati, qualche domanda ce la dovremmo fare anche noi invece di essere soltanto polemici, e dopo essere stati polemici ovviamente, ma e quindi Maria in questo è stupenda, nel senso che è la cosa più vicina alla cultura, più ancora del professore secondo me, ed è per questo per me importante che legga un testo teatrale, legge Gabbiano, per tenere alta la soglia di continuità e di divertimento. Ed è il personaggio che non riesce in qualche modo ad agire, nel senso che il figlio Omleto gli chiede: mamma, dimmi che cosa devo fare, e lei, e Angela è in questo, sta trovando sempre di più, perché nel silenzio poi è sempre molto complesso, no? Nell'avere comunque poca materia è complessissimo, per quello ha bisogno di grandi attori per questi ruoli. Quasi un non lo so, no, dimmi, no, lo so io che cosa devo fare, ok? E quindi l'influenza della cultura, del teatro e dell'arte passa da questa influenza di cui Vania ci mette già subito davanti allo specchio nel primo atto, nel dire: sono anni che parliamo e non abbiamo combinato nulla. E questo ovviamente rispetto a una riflessione di che cosa stiamo facendo sulle assi del palcoscenico è non voglio dire aggettivi, però esiste. Grazie. Io non so se qualcuno adesso prendendo coraggio in questi ultimi minuti, ecco. Io vorrei dire una cosa che non è proprio attinente allo spettacolo. Solo un secondo che... Che non è proprio attinente allo spettacolo, però ha una certa influenza. Allora, un aspetto tecnico ed è il sonoro, che ho trovato molto disturbante, perché ottimi tutti voi, bellissimo lo spettacolo, mi è piaciuto tantissimo, ma c'era questo audio fortissimo provenienti da due, forse la mia posizione, ero in terza fila, per cui anche vicino, che sono questi due altoparlanti, ma non è un suono che riempie tutta la sala, può darsi che quelli dell'ultima fila non sentissero abbastanza bene. No, questo io ero nel loggione e sentivo molto bene. Quello molto bene, ma lì davanti, cioè c'è un qualche, direi, chiamiamolo problema tecnico del sonoro, un appiattimento delle voci, perché risultava appunto rimbombante e nello stesso tempo appiattiva, cioè non si riusciva a capire bene da chi provenisse il suono, perché avete tutti il, come lo chiamano, l'archetto, e quindi la vostra voce va tutta in un unico punto e quindi si disperde anche la distanza. Dal punto di vista, diciamo, spettacolo, un tempo almeno si vedeva e si sentiva la voce e le inflessioni del singolo, qua è molto più appiattito. Non so se sia il carignano, la posizione, no, volevo soltanto dire perché mi ha disturbato questa cosa. Altri spettacoli no, io vado spesso, per cui forse per questo spettacolo qui hanno esagerato nel... Niente. Bravissimi tutti in ogni caso. Sono andata a casa contentissima. Grazie. C'è la signora? Il vostro spettacolo era anche, diciamo, fruibile da persone che hanno dei problemi. Quanto avete interagito con le persone che in qualche modo hanno preparato le versioni per persone ipovedenti o con altri problemi di altro genere, ma sempre limitativi? No, non ce ne occupiamo direttamente noi, né gli attori né il regista, se ci sono persone che se ne occupano. Quindi non date voi quando... No, diciamo, ci sarà un incontro. Sì, ci sarà l'incontro tattile. Tattile, però rispetto alla,
alla traduzione, se questa è la domanda. Cioè, non è una sezione che si occupa direttamente. C'è una sezione che si occupa. Lo so, scusate, so che esiste questo gruppo che si interessa proprio, però mi chiedevo se alcune scene di cui non diciamo perché sennò guardo Giovanni soprattutto, o anche certi momenti col dottore, come sia possibile renderlo proprio per far fluire quella intensità che deriva proprio dalla presenza scenica dell'attore. Sarebbe interessante in realtà appunto domandarlo a chi ieri ha avuto questa esperienza, sì, appunto per... Non ho le competenze. Però no, non è una domanda sicuramente. Però ci sarà un elemento... No, in effetti voglio dire cose a caso. No. Alcune repliche sono audio-scritte, alcune hanno appunto dei varie forme di accessibilità per il pubblico, quindi insomma c'è questa possibilità ed è sicuramente interessante poi capire in che modo uno spettacolo che... si fruisce tradizionalmente, anche in questo caso, per, come dire, contro qualunque forma di abitudine, e capire invece quale può essere il tipo di fruizione di sputo di alcuni momenti. Sì, in questo caso ha un racconto degli accadimenti in scena, si aggiunge anche questo momento che noi avremo mettendo a disposizione la scenografia e le nostre fisicità che verranno in qualche modo registrate dal punto di vista tattile. Quindi più di questo noi non riusciamo a possiamo immaginare che loro potranno abbinare al racconto un'immagine che si potranno creare dal punto di vista forse un'altra domanda? Sì. Sì, prego. Io sono il direttore di una rivista culturale digitale in cui parliamo dell'arte in ogni sua forma, colore e dimensione, ci chiamiamo Marcuzzi and Friends, quindi dal nome si evince quanto per noi il teatro sia centrale, e stasera andremo a vedere lo spettacolo, questo sabato uscirà un nostro pezzo al riguardo. Io avrei due domande. La prima è questa ininfluenza, questa impotenza che sperimentate in quanto personaggio, in quanto attore sul palco, riuscite a relegarla alla sola scena oppure ve la portate poi anche nel privato? Riuscite a tenerla distante dal vostro personale oppure poi insegue in qualche modo? Per spirito di sopravvivenza, sì, diciamo che poi una volta usciti dal teatro si cerca di lasciarla lì, che altrimenti non si... Insomma, questo è quello che meno io... Ma ci riuscito ogni volta a tenerla lontana? Personalmente rispetto all'ininfluenza sì, perché se dovessi pensare di essere totalmente ininfluente nel mondo veramente vivrei molto male, quindi ci sono altre cose che si portano dietro, ci si porta dietro sempre tanto. Roba, dalle sensazioni alle parole, a delle immagini che per qualche motivo affiorano senza, al di là della nostra consapevolezza, mentre capita spesso che durante una replica, che appunto come diceva Giordano è sempre molto diversa dalle altre, possa veramente apparire un'immagine, non si sa perché, e magari quella resta nel bene e nel male, però no, personalmente l'influenza la lascio lì. È una cosa interessante dal punto di vista del linguaggio, perché per me almeno sentirsi ininfluente non significa sentirsi impotente. Diciamo che questa dimensione di essere sulla scena, di rappresentare dei personaggi ininfluenti, crea un cortocircuito, per cui come attore e quindi anche come essere umano che in quel momento condivide e ha un ruolo attivo rispetto a una condivisione con altri esseri umani, in realtà è come se richiamasse, appunto come è stato già detto, all'ininfluenza di tutti, ma alla grande potenza che invece tante ininfluenze messe insieme possono creare una comunità. Il senso della comunità che nel teatro, e mi ricollego a quello che diceva Leonardo, oggi se il teatro ha una grande potenzialità, è una grande possibilità di cui però ci dimentichiamo, soprattutto
gli addetti ai lavori si dimentica, e quindi mi ci metto anch'io dentro, è che il teatro è l'unica reale e non virtuale, senza togliere niente di virtuale, di importanza al virtuale che abbiamo, ma di condivisione nel momento stesso in cui accade. È fondamentale, non so come dire, ce ne fossero di queste influenze, non so come, per riconoscere, e quindi io come attore, come essere umano, quando non tanto ho recitato, come diceva, bene, ho fatto la mia prestazione o la mia performance, come si dice oggi, ma ho partecipato in quanto ho un ruolo, ho delle cose precise da fare, ho una mia competenza, che è la competenza attorale, ecco che secondo me invece si torna a quella cosa antica che era quella comunità che avevano i greci, per esempio, che sapevano benissimo che cosa andavano a vedere, sapevano benissimo che usciti di lì le guerre, le stragi, le ingiustizie continuavano, che la morte ti avrebbe preso da un momento all'altro, che la malattia ti avrebbe divorato, ma per un momento c'è una sospensione che si crea, e questa è una cosa meravigliosa, cioè è questo credo che in realtà da ininfluente si diventa potenzialmente esseri umani ricaricati e rigenerati, è quello che noi ci auguriamo, è per questo che la storia dei personaggi, questa cosa che ci si diverte anche con questo, cioè Chekhov si diverte a mettere le stesse battute in personaggi diversi, questo che stiamo scoprendo in questo percorso, ed è straordinario, perché allora il personaggio, io come attore, e qui lo dico, senza, per me il personaggio non esiste, è una questione dello spettatore, e quindi io mi tolgo da questa preoccupazione di dover fare il mio personaggio, sono liberato e quindi ho più spazio dentro la mia testa, dentro il mio corpo, dentro la mia anima, di mettere a disposizione qualcos'altro che ogni volta, come diceva anche Ilaria, non sappiamo che cosa succede. E in questo momento in cui abbiamo bisogno di sempre più di sicurezze, di certezze, penso che il teatro, non tanto nel cosa dice, ma come luogo del come, può dare anche respiro e farci ritrovare come esseri umani che ne abbiamo estremamente bisogno. Ringrazio innanzitutto gli attori per Leonardo per questi spunti, per questa occasione di scavo anche rispetto a questioni che poi esulano dal caso di Giovanni in sé, anche questa riflessione sull'idea, sulla convenzione del personaggio, che secondo me è importantissima. Io vi ringrazio, purtroppo dobbiamo chiudere, e quindi andate a vedere Giovanni fino al 26 novembre al Teatro Grignani.